Grandes, con hojas de barrio, con pequeños programas de radio, con locales comunales. Lo abbiamo fatto con volantini, con giornali di quartiere, con locali di quartiere, con radio. Con encuestas, con mesitas en la esquina, de mil maneras. Con inchieste, con tavolini per strada, in mille modi. En realidad lo que estamos haciendo con la vocería es exactamente lo que hemos venido haciendo desde hace más de 30 años. In realtà quello che stiamo facendo come portavoce è esattamente lo stesso che stiamo facendo da 30 anni. Solo che ora queremos llegar ya no solo al barrio, no solo a los amigos, sino que queremos llegar a grandes conjuntos humanos. Solo che adesso non vogliamo più arrivare solo al quartiere, agli amici, ma a grandi insiemi umani. Y para llegar a grandes conjuntos humanos, la única vía que lo hace posible es a través de la televisión. E per arrivare a grandi insiemi umani l'unica via possibile è farlo attraverso la televisione. E per poter stare nella televisione, per esas creenze che ellos tienen, se necesitan persone con caras conocidas. E per arrivare nelle televisioni, per queste credenze che ci sono, c'è bisogno di persone con facce concrete. In realtà, todos somos voceros del humanismo. In realtà, siamo tutti portavoce dell'umanesimo. Televisión o los medios de comunicación requieren ciertas caras que puedan reconocer, eso es todo. Pero la televisión y medios de comunicación requieren ciertas facce riconoscibili, esto es todo. Y por eso que hemos buscado en las distintas regiones personas que actúen como voceros, básicamente para poder llegar a mayores conjuntos humanos, esa es la única cosa. Per questo nelle varie regioni abbiamo cercato persone che potessero agire come portavoci per arrivare a grandi insiemi umani. No es que tengamos toda la televisión que queremos, pero no es que abbiamo tutta la televisione che vorremmo. Pero en eso estamos. Pero siamo in questo. La vocería busca por una parte ayudar a este conjunto a difundir más y más lejos nuestras propuestas. Il compito del portavoce è da una parte aiutare questo insieme a diffondere il più lontano possibile le proposte dell'umanesimo. E in secondo luogo può cumplire una funzione di vincolare all'umanismo con altre persone e conjunti umani che anche vogliono un mondo migliore. Come seconda cosa può anche aiutare a legare all'umanesimo persone o organizzazioni che anche vogliono un mondo migliore. Así es que eso es más o menos lo que hemos estado haciendo en este último año. E questo più o meno è quello che abbiamo fatto negli ultimi anni. Hemos intentado estar en distintos conflictos y dar a conocer la visión y la propuesta del humanismo. Abbiamo cercato di stare in vari conflitti e cercando di dare la visione e il punto di vista dell'umanesimo. Y también de vincular al humanismo con otras organizaciones, con gobiernos, con partidos políticos, con organizaciones indígenas, sociales, de mujeres. E abbiamo anche cercato di legare l'umanesimo ad altre organizzazioni, a governi, a organizzazioni indigene, di donne. In America Latina, in forma molto breve, io diria che si stanno vivendo un momento di processo di grandi búsquedas e intenti. Direi che in sintesi in America Latina si sta vivendo un momento di processo di ricerca, di tentativi. Entonces en distintos países han ido apareciendo gobiernos que tienen características más posibilitarias para una transformación. En varios países son apparsi gobiernos que hanno características que dan más posibilidades para la transformación. Cada una con sus propios atributos y características, diferentes entre sí. Ognuna con características y atributos diversos tra loro. Venezuela, Bolivia, Nicaragua, Ecuador. Son distintos intentos por avanzar en mejores condiciones de vida, en mayor libertad de esos pueblos. Quindi questi paesi rappresentano diversi tentativi di avanzare per il miglioramento delle condizioni dei loro popoli. Ellos no son humanistas, no participan de nuestras actividades, pero hemos podido encontrar con algunos de ellos resonancia y coincidencias para trabajar en conjunto. Loro non sono umanisti, non è che partecipano alle nostre attività, però con alcuni di loro abbiamo potuto trovare una possibilità di risonanza per azioni di insieme. E come è possibile che eso vada in una direzione interessante, decimos, perché non appoggiare?
E siccome è possibile che questo vada in una direzione interessante, abbiamo detto perché non appoggiarli? Perché l'umanismo non potrebbe contribuire in esos possibili cammini che si aprono? Perché l'umanesimo non potrebbe contribuire in questo possibile cammino che si apre. Así es como hemos estado apoyando resueltamente a Evo Morales en Bolivia para que esa revolución no violenta continúe. Per questo stiamo appoggiando con tanta forza Evo Morales in Bolivia perché questa rivoluzione non violenta possa continuare. Créanme que los bolivianos han experimentado ese apoyo no solo desde América Latina, sino muy fuerte desde acá de Europa. E credo che i boliviani hanno sperimentato questo appoggio in modo molto forte non solo in America Latina, ma anche da qui in Europa. Así también hoy día estamos vinculándonos con ese proceso de Ecuador que lleva adelante el gobierno de Correa. E anche allo stesso modo ci stiamo legando al processo in Ecuador che sta portando avanti il presidente Correa. E con il movimento indigena in Cile che sta luchando per i suoi diritti. Con il movimento indigeno in Cile che sta lottando per i suoi diritti. E con similares movimenti che si stanno dando tra i giovani di Perù. Entre los trabajadores en Ecuador, entre las organizaciones sociales de Colombia. E con movimenti simili che si stanno verificando tra i giovani in Perù, tra i lavoratori in Colombia. Así es que en una muy breve síntesis puedo decir que la acción de la vocería está avanzando porque el humanismo está desarrollándose y avanzando. Quindi in sintesi posso dire che l'azione come portavoce sta avanzando perché l'umanesimo si sta sviluppando e sta avanzando. Así que en realidad lo que hay que agradecer y felicitar es a todos ustedes. Grazie. In realtà devo ringraziare e felicitarmi con tutti voi.